Allora, continuiamo il nostro viaggio qui al Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio. Adesso siamo con Sonia Cambrussano, della consigliere della città metropolitana di Torino. Abbiamo qui i sigari e il vermouth prodotto qui in Canavese. Un commento proprio per spiegare a chi ci segue, insomma, di che cosa si tratta. Questa è un'iniziativa che ha tutto il sostegno e il plauso della città metropolitana, perché è un'iniziativa nata da comuni che si sono messi insieme per far ripartire il nostro territorio e per dare una promozione alle eccellenze della nostra terra. Siccome queste eccellenze ci sono, bisogna soltanto valorizzarle, e la logica della rete, che è quella che hanno messo in atto i comuni, insomma, delle tre terre canavesane, secondo me è la logica vincente, quella che ci può portare veramente a far conoscere il nostro territorio anche all'esterno, quindi anche in chiave turistica. Per cui, insomma, credo che sia veramente un'ottima iniziativa per ripartire. Ecco, forse bisognerebbe esportare questo modello, come per esempio il mercato della terra della biodiversità, anche in altre realtà territoriali del Piemonte, per appunto promuovere il turismo e le eccellenze che ce ne sono nel nostro territorio. Questa è l'idea, nel senso che questo noi lo consideriamo come una sorta di progetto pilota. Loro sono stati coraggiosi, sono partiti, e vorremmo appunto provare ad esportare questo modello in altre realtà della città metropolitana, che è una terra ricchissima. Quindi sono 312 comuni che hanno tutto da offrire, quindi bisogna soltanto far conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti, le nostre eccellenze. Andrea Zanusso, sindaco di San Giorgio Canavese, siamo sempre qui al Mercato della Terra della Biodiversità, e adesso appunto promuoviamo questi sigari aromatizzati al vermouth, una cosa molto speciale, insomma, un'eccellenza del nostro territorio. Sì, è un'eccellenza il vermouth, ma è anche un'eccellenza la progettualità delle tre terre, che hanno voluto fare una sinergia tra uno straordinario produttore che è il maestro Tornabuoni, con i suoi sigari toscani, un prodotto nazionale ma internazionale, che ha deciso di collaborare insieme alle tre terre per valorizzare il vermouth, abbinandogli un sigaro con una varietà di tabacco Kentucky italiana, che sarà oggetto di una selezione per capire attraverso gli esperti quale potrebbe essere il miglior tabacco da abbinare a un vermouth. Ma allo stesso tempo, prima di internazionalizzare questa accoppiata che noi riteniamo vincente, Castellamonte e la Castellamonte della famiglia Perino ha aderito alla nostra richiesta di iniziare a creare il primo prototipo. Quindi stiamo studiando un humidor per i sigari, come dire, prodotto in Canavese, prodotto nelle tre terre canavesane, che possa abbinarsi al vermouth e ai sigari e essere diffuso in Italia e nel mondo con questo marchio. E l'auspicio è di arrivare ad avere un sigaro marchiato Tornabuoni come tre terre canavesane. Io credo che con la determinazione dei miei colleghi Pasquale Mazza e Marco Succio riusciremo in questa nuova avventura, e soprattutto che questo sia uno degli esperimenti prototipali che si possa diffondere in Canavese per creare nuove opportunità, visto che i contenuti li abbiamo e sono straordinari. Sigari toscani e vermouth prodotto in Canavese, una accoppiata vincente. Sì, è un incontro dei territori molto bello, perché logicamente il sigaro è una fumata per intenditori, per amatori del fumo lento. Abbinarlo con un vermouth è una fusione sinergica, come speriamo che sia un progetto che porterà sinergia tra i due territori. Quello nostro è il Sansepolcro, nell'Aretino, dove coltiviamo, produciamo e perché produciamo i sigari finali, e nel Canavese, dove abbiamo riscoperto questo bellissimo, bellissimo bere, che è questo vermouth storico, il Grand Prix 1911. Inoltre abbiamo abbinato, per
concludere, diciamo, questo matrimonio dei territori, un bellissimo manufatto. E abbiamo abbinato un umido, perciò abbiamo fatto questo trittico dove un manufatto della ceramica del posto, un vermouth fatto con l'erbaluce del posto e un sigaro fatto del territorio aretino da Sansepolcro, fatto col nero da Val Tiberino, che è un prodotto particolare e che ha una più quasi oltre 400 anni di storia, per cui è sicuramente un qualche cosa che ci porterà una progettualità interessante e ci permetterà di avere questo matrimonio e questo connubio tra i vari territori. Questo prodotto sarà sicuramente un bellissimo biglietto da visita per il territorio italiano all'estero. Sicuramente è un progetto che vuole far conoscere i territori, perciò è sicuramente un biglietto da visita e una chiave di entrata anche per quelli che sono oggi i cultori enogastronomici che si muovono nei territori per andare a prendere proprio queste particolarità. Adesso siamo con Gianluigi Orsolani, produttore del vermouth, che abbiamo già visto in accoppiata col sigaro. È ovviamente un'accoppiata vincente, immagino. Sì, è sicuramente un'accoppiata vincente, almeno per il momento in linea teorica. Dovremo poi vedere la pratica, questo avverrà nel corso di tutto il 2022, quando Gabriele Zippilli lentamente ma ragionerà sull'esecuzione di un sigaro ad hoc per quello che è il vermouth di Torino, il nostro vermouth di Torino, che è il Grand Prix 1911. Noi come cantina ci mettiamo il vino, la distilleria Revelchion ci mette gli infusi e la sua capacità di realizzarlo e la pasticceria storica di Chivasso e di Bonfante ci ha messo quello che è la promozione, la capacità di miscelazione di cui questo vermouth è dotato. Ci sono davvero tantissime persone qui al mercato della terra della biodiversità interessate, incuriosite anche da vedere i sigari in questa accoppiata, sembra davvero che sia un grande successo. Ah, sì, devo dire è una cosa inedita intanto, no? E quindi come tutte le cose inedite destano curiosità, ma devo dire la curiosità prima di tutto è anche nostra, perché l'idea di veicolare un vermouth attraverso un sigaro è una cosa nuova per il nostro modo di agire e fare mercato. Però al mercato delle biodiversità appunto non c'è nulla di scontato, per cui anche questa sperimentazione qui è una cosa che si prova, si proverà e secondo me si arriverà anche con successo alla fine. C'è poi l'idea di ovviamente esportare questo prodotto anche all'estero. Ma sì, l'idea è di esportare o riesportare, cioè il vermouth è stato estremamente esportato alla fine dell'Ottocento ed era veramente una peculiarità torinese che andava in giro nel mondo. Poi si è tutto un po' affievolito, comunque si è così scalato su poche marche molto importanti. È ora di ritornare alle marche artigianali, alla riesportazione di prodotti artigianali che possono in qualche modo far esaltare il consumatore estero, no? Indurlo a ricordare Torino, oltre che per tante cose, l'Euro Contest uno per tutti tra pochi giorni, ma anche poi di nuovo per il vermouth e per questa eccellenza della città. La Milvia, quando al mercato della terra delle biodiversità di San Giorgio abbiamo anche un personaggio storico per quanto riguarda, importante come storico è il marchio che rappresenta, Sandro Revelchion, presidente dell'omonima distilleria. Con lei facciamo due chiacchiere partendo da un pensiero, una valutazione da parte sua di questa iniziativa che si è svolta a San Giorgio. Questa iniziativa è molto importante perché è legata alla valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura che ovviamente se sono presentati nella maniera migliore consente a tutto il pubblico di poter conoscere anche prodotti che hanno una scarsa diffusione. Al momento per esempio c'era la produzione della piattella, ecco il numero
di persone al di fuori della zona qua del Canavese che possa conoscere l'esistenza di questo legume, credo che sia molto bassa. Il fatto di poterla assaggiare in una situazione come questa è la cosa più importante, perché è l'unica maniera per farle conoscere. E questo vale un po' per tutti i prodotti e per tutte le iniziative che sono collegate al mondo dell'agricoltura, che è sempre da considerare una di grande importanza per il canavese, perché se uno, io ho avuto un cliente che è arrivato dagli Stati Uniti, dove ovviamente le estensioni di mais sono molto superiori alle nostre, e ha visto com'erano le coltivazioni di mais qua, si è anche un po' meravigliato per la loro qualità e per la loro estensione. Ora, abbiamo vissuto in certi momenti sulle glorie di alcune aziende, grandi aziende locali del settore dell'industria. Credo che adesso anche l'importanza delle coltivazioni, quelle che possiamo dire sostenibili e compatibili con quelle che sono le problematiche di costi e ovviamente di ricavi e anche di quanto possono rendere poi alle aziende, credo che sia la cosa più importante, la cosa su cui bisogna scommettere per il nostro futuro, questo in dubbio. Questa edizione del mercato di San Giorgio è stata anche l'occasione per parlare di abbinamenti molto particolari. Che cosa ne pensi? Beh, prima di tutto l'ho accennato prima in quella breve presentazione, è che molte volte si fanno dei buoni prodotti, poi bisogna anche farli conoscere. E una delle maniere per conoscere è trovare anche degli abbinamenti che possono essere usati non solo ai fini di promozione del prodotto, ma che siano validi anche in quanto abbinamenti. Quindi l'utilizzo del sigaro toscano, prodotto in Toscana con certi criteri, e di un buon vermouth fatto con un vino canavesano e fatto con tutti i crismi che richiedono i disciplinari del vermouth di Torino, credo che sia una cosa molto importante, e soprattutto serve anche a far conoscere nuovamente un prodotto, il vermouth, che in realtà nelle generazioni passate era consumato in grandissime quantità. Adesso se ne parla molto, ci sono dei vermouth di altissima qualità, il consumo invece non è che sia così esteso. Non è così esteso perché molte persone non sanno cos'è un vermouth, non sanno che si parte dal vino, si parte da un vino di qualità e si fa un vermouth di qualità. Ecco. Si è parlato tanto di canavese in questi giorni, di eccellenze, la sua, quella che rappresenta, la distilleria Revelchion, è sicuramente una delle eccellenze di questo territorio. Beh, allora, prima di tutto la distilleria Revelchion ha sede a Chiaverano, quando sono nato io, esattamente 71 anni fa, nel Canavese, i cui confini geografici spero che tutti conoscano, sarebbe il nord della provincia di Torino, c'erano 13 distillerie. E nelle altre province, quindi a maggior vocazione vitivinicole, pensate quanto ce n'erano. Nel tempo ovviamente si sono ridotte di numero in maniera diciamo perfino spropositata. La nostra azienda è rimasta l'ultima in provincia di Torino, in tutta Italia ci sarà un centinaio di aziende. Chi è rimasto ovviamente è rimasto perché ha saputo investire, cambiare macchinari e vedere un po' più lontano e poi soprattutto a collegarsi al mondo vitivinicolo locale. Allora, noi siamo nel Canavese, il vino più importante, i due vini più importanti sono l'Erbaluce e poi il Nebbiolo di Carema, e su questo ovviamente noi ci lavoriamo e ci puntiamo, perché sono anche i due prodotti che ci distinguono rispetto alle altre distillerie. Cioè, un distillatore nel Friuli non avrà mai la grappa di Nebbiolo di Carema e la grappa di Erbaluce di Caluso. Venendo invece al discorso del vermouth, il vermouth
e siamo arrivati anche, diciamo, buoni ultimi a produrlo. Questo non vuol dire niente, perché il vermouth che abbiamo prodotto è un vermouth bianco, l'abbiamo studiato a lungo assieme all'azienda Orsolani e con l'appoggio del signor Franco Ortalda di Chivasso, che ha una storica pasticceria, la pasticceria Bonfante. E allora tutti e tre ci siamo messi assieme, abbiamo contattato la famiglia Parigi, che sono i discendenti di una importantissima azienda di produzione di vermouth fondata nel 1870, che però chiuse l'attività nel 1962. Cosa aveva fatto conoscere questa azienda, oltre al fatto che era molto grande questa azienda Parigi? È che furono i primi a mettere sul mercato un vermouth bianco, quindi ovviamente che non era colorato col caramello, perché tutti i vermouth, quelli che sono scuri, sono colorati col caramello. E perché, altra cosa importante, tutti i vermouth vengono fatti coi vini bianchi, anche quelli che noi chiamiamo i vermouth rossi, no? Allora abbiamo scelto quindi il marchio Parigi, quindi, e la famiglia è stata molto contenta. Abbiamo fatto un vermouth bianco, l'abbiamo chiamato Grand Prix 1911. Perché? Perché quell'etichetta lì è l'etichetta col quale venne presentato il vermouth bianco, di quel tipo di vermouth bianco, all'esposizione internazionale di Torino del 1911, in occasione dei primi 50 anni dell'Unità d'Italia. E quindi un po' di storia, un po' di nostra esperienza e un po' diciamo di comunicazione, collegato anche al discorso dei sigari, credo che sia la cosa fondamentale per far conoscere il nostro prodotto, farlo apprezzare, e soprattutto per noi collegati al mondo dell'agricoltura, in quanto una distilleria, noi principalmente facciamo grappa, il vermouth è solo una piccola branca, e vivere i loro problemi, conoscere i loro problemi e insieme risolverli.